Ok, magari hai imparato già la verticale full libera e la riesci a controllare abbastanza bene, però adesso che cosa puoi fare? Lo scopriamo subito dopo l'intro. Ehi, Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. E aiuto le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Giustamente, dopo aver imparato la verticale in full, libera, e si ha anche un buon secondaggio, purtroppo non si ha idea di quello che c'è dopo, di quello che si potrebbe imparare. Molto spesso si passa subito alla verticale monobraccio. Purtroppo questo non è una cosa che va bene. Ci si può divertire, diciamo, in molti modi, ci sono tante figure che si possono fare e oggi ti voglio dare alcuni elementi che puoi sviluppare subito dopo la verticale in full. Tra l'altro, non è detto che quando si impara la verticale in full è il primo elemento che bisogna imparare. Ci sono anche altre tipologie di figure che si possono imparare prima della verticale in full. Ma oggi andiamo a vedere anche qualche combinazione. E oggi voglio farti vedere una combo che puoi sviluppare subito dopo aver imparato e padroneggiato la verticale in full. Dopo aver imparato la verticale in full, il mio primo consiglio in assoluto è che devi già praticare la posizione di tuck e di straddle, che sono praticamente queste due. Quindi posizione in raccolta e posizione in divaricata con le gambe schiacciate verso il basso. Questi sono i primi due posizionamenti importantissimi che devi cercare di gestire quando stai lavorando sulla verticale libera. Ma al di fuori di questo, se non hai ancora lavorato questi elementi, adesso andiamo a vedere alcuni elementi che puoi fare molto semplici di isolazione delle gambe, che può creare anche una micro coreografia. Il primo esercizio che ti chiedo di fare è di tirare giù una gamba, quindi tornare nella posizione di L. A questo punto puoi andare a piegare anche la gamba di sopra, cercando di rimanere fermo con il ginocchio e il piede lo porti verso la schiena, in questo modo. Adesso puoi provare a piegare anche la gamba che hai dalla parte della pancia e arrivi nella posizione di svastica. Quindi, ripetendo il movimento, vado a tirare la gamba sinistra giù in L, il bacino avanza. Da qui vado a piegare la gamba che è verso la schiena, quindi la destra, e vado a piegare la gamba sinistra e arrivo nella posizione di svastica. Questo è già un primo passaggio che puoi fare. Per andare a eseguire la svastica non avrei bisogno di chissà quale mobilità, non serve tantissima mobilità delle gambe. Ovviamente più sei sciolto e più diventa semplice. Però questo è uno dei primi elementi che puoi fare che è molto semplice da gestire. Un secondo elemento che potresti fare è la posizione del 4, ovvero quando sei in full porti il ginocchio verso l'esterno e la punta del piede lo fai scivolare fino al ginocchio della gamba opposta. Visto di profilo è così. Visto di schiena invece porto il ginocchio verso l'esterno, la gamba sinistra rimane ferma e porto la punta del piede sul ginocchio, in questo modo. Un terzo elemento è la torsione. Quindi dalla posizione di full vado a divaricare un po' le gambe e porto la gamba sinistra a destra e la gamba destra a sinistra. In questo modo vado a fare una torsione, cercando di rimanere più fermo possibile con le spalle e ritorno. Adesso, visti questi tre elementi, andiamo a vedere come combinarli. Quindi, partendo dalla full, di qua, andremo a portare giù la gamba sinistra. Ricorda sempre di avanzare con il bacino e tirare sul torace. Andiamo a piegare la gamba destra. Da qui piego la gamba sinistra passando in svastica. Passo su in full. Da questa posizione porto il ginocchio destro verso l'esterno. Faccio strisciare la punta del piede destro fino al ginocchio sinistro e ritorno di nuovo su. Da questa posizione divarico leggermente le gambe e porto la gamba sinistra a destra e la destra a sinistra e ritorno. Adesso la vediamo anche frontale. Quindi, primo passaggio, verticale in full. Tiro la gamba sinistra giù, piego la gamba destra, piego la gamba sinistra. Da qui sono in svastica. Torno su in full, da qui porto il ginocchio verso destra, porto verso l'esterno, la punta del piede scivola vicino al ginocchio, faccio il 4, ritorno su. Adesso le gambe si divaricano, la gamba sinistra va avanti e la destra dietro. Vado in torsione e chiudo in full. Questi che ti ho appena fatto vedere sono degli elementi che puoi anche iniziare ad approcciare, anche se non hai studiato la tuck e la straddle. Il primo consiglio è di provare tutti gli elementi singoli di quelli che ti ho fatto vedere e poi cerchi di creare questa micro coreografia, questa sequenza. Se ti sono piaciute queste tipologie di movimenti della verticale su due braccia, ti invito a dare un occhio alla guida After Handstand, dove all'interno troverai tutti gli elementi della verticale su due braccia, quindi varie figure, movimenti dinamici, movimenti di forza e tanto tanto altro. Se invece vuoi essere seguito in questo percorso, io ti aspetto all'Online Stand Academy, troverai il link giù in descrizione, dove potrai prenotare la tua consulenza e andremo a capire che
tipologia di percorso farà al caso tuo. Non dimenticarti di iscriverti sul canale, attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti che usciranno settimanalmente, e noi ci vediamo al prossimo video.